Intanto è un grandissimo piacere ritrovare con il dottor Stefano Guarracini, mister Zeman. La prima domanda è facile facile ed è d'obbligo. Come sta Zeman? Ma sto discretamente, anche se c'ho qualche problema in camminata. Sorride Guarracini, perché? Perché non è vero. No, no, perché lui mi minimizza e il mister sta bene, sta in fase di recupero, ma è un piacere vederlo così. Sport, legalità, formazione, medicina in questo appendice di convegno. Sì, abbiamo tentato di unire tutte le figure più rappresentative della nostra città per parlare un po' a tutto tondo di quello che è la medicina unita allo sport, alla prevenzione, prevenzione come formazione e legalità. Lei Zeman in carriera è stato sempre un fautore dello sport pulito, oggi com'è lo sport? Non lo so perché non lo frequento più purtroppo. Però spero che è più pulito e più importante. Mi manca il campo? Tornerà? Mi manca il campo perché sono abituato da 50 anni a starci sopra. Ma tornerà Zeman? Se sto bene, se sto in mie piene qualità, allora sì. Le chiedo un'ultima cosa, un giudizio sul Pescara da quando è andato via Zeman e di come è finita la stagione. Ma io sono deluso già per quello che ho fatto io, allora poi dopo pensavo che la squadra faceva meglio, continuo a dire che è vero che erano giovani ma avevano qualità e noi dopo le prime 7 partite che abbiamo fatto in campionato ci siamo bloccati e non abbiamo ripreso mai la stessa via. Che Serre potrebbe essere l'uomo giusto per ripartire? Deve essere un allenatore esperto che ha fatto tante squadre, tante promozioni. Comandante Caputo, lei ha sempre puntato forte su sport e legalità, perché? Perché sport e legalità hanno un fil rouge, un elemento in comune che è quello del rispetto delle regole, del sacrificio e dell'impegno, cose che sono necessarie per la convivenza civile e per lo sviluppo del territorio e del paese. Tra l'altro lei ha voluto fortemente a Pescara ed è stato un grande successo Pescara per la legalità. Sì, abbiamo tradotto proprio questi propositi, sport, legalità e salute, in un evento specifico, un evento chiamato appunto Pescara, che si è svolto in 2 edizioni, nel 2022 e nel 2023 era campionato nazionale della corsa su strada di 10 km, quindi abbiamo portato qui a Pescara i big della corsa su strada di 10 km. L'importanza, professore, della formazione nello sport e non solo. La formazione è importante sempre perché innanzitutto è una forma di disciplina che educa ad avere contezza di sé rispetto degli altri e la formazione è il momento in cui si cresce non solo le età più giovanili ma anche in ogni fase della nostra esistenza. La stessa Carta Costituzionale prevede espressamente la formazione come un momento continuo e da ultimo, le ultime revisioni della Costituzione sullo sport e la tutela dell'ambiente affermano nettamente tutto ciò.